ASL Toscana Centro, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, insieme alle principali associazioni di categoria del territorio, sindacati ed ordini professionali, hanno firmato un protocollo d'intesa per la prevenzione, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Obiettivo del progetto, tra gli altri, la promozione di iniziative di informazione ed assistenza per attivare adeguate misure di messa in sicurezza degli ambienti ritenuti pericolosi. Uno strumento che consentirà, secondo i promotori, di pianificare gli interventi da parte di Vigili del Fuoco e 118 con una riduzione dei tempi di risposta alle richieste di soccorso. Il protocollo, che ha una grande ambizione di cambiare uno stato che è preoccupante riferito agli ambienti confinati come espressione di un aspetto più generale, quello dell'infortunistica, che si cambia laddove ci sia un lavoro di squadra, quindi sicuramente da parte delle forze di controllo, ma quando questo lavoro è condiviso, come nel caso in specie, con le parti sociali, le chance di arrivare a un risultato davvero importante sono sicuramente molto superiori. Cerchiamo in questo modo di rendere consapevoli i soccorritori dei rischi, diciamo con tempestività, di rendere consapevoli i soccorritori dei rischi che troveranno e ridurre i tempi di soccorso. Con il duplice scopo di favorire le strutture deputate al soccorso 115 e 118, invocate dallo stesso DPR 177, di operare conoscendo prima i contesti, quindi ridurre fortemente i tempi di intervento e quindi garantire la salvaguardia. Ma soprattutto c'è il vero importante intervento, cioè quello di cercare di fare team, squadra con tutti gli attori per cercare di diffondere, divulgare e insieme eventualmente analizzare i sistemi per far sì che si ampli la conoscenza e consapevolezza e quindi conseguentemente ridurre quali sono gli effetti di eventuali interventi o incidenti.